La puntata di oggi di Senza Bavaglio intende occuparsi di Mittal, ossia del miliardario indiano che è il maggiore dei componenti della cordata che intende acquistare l'Ilva. Vedete, c'è un articolo del giornale The Guardian pubblicato il 14 febbraio 2017 che fotografa il comportamento, la condotta assolutamente non rispettosa dell'ambiente da parte di Mittal in uno stabilimento nell'area industriale di Zenica, appunto, che si trova appunto in Bosnia. Parliamo di Zenica, che è appunto un'area industriale molto più piccola di Taranto, e qui Mittal ne ha fatte di tutti i colori. Intanto non ha rispettato i termini, le scadenze previste dai piani di ambientalizzazione e poi tuttora opera in quelle realtà senza licenze o con licenze scadute, anche se poi lui trova la scusa, la pezza a colore, affermando che le licenze dovrebbero essere implementate molto presto. Parliamo di Zenica, parliamo della Bosnia, che è un paese che soffre di alcuni dei più alti livelli di inquinamento atmosferico del mondo, con Zenica appunto tra le più colpite. Dunque, Mittal non rispetta i termini decretati dalle normative ambientali. Questo è Mittal. Ripeto, non è il Vangelo che lo dice, ma è un autorevole giornalista. A questo punto ci domandiamo, ma non sarebbe certamente una perdita, anzi una fortuna, se Mittal andasse via, rinunciasse all'Ilva. Non si spiega a questo punto tutto il terrore del ministro per lo sviluppo economico Calenda e del governo in generale, di Gentiloni e di Renzi, i quali sono atterriti dall'idea che una qualsiasi mossa falsa da parte degli enti locali, da parte di comune e regione, potrebbero indispettire Mittal e costringerlo, tra virgolette, ad andare via. Io dico che intanto per me l'Ilva va chiusa senza se e senza ma, e se si trovasse senza acquirenti e morisse completamente l'Ilva sarebbe una fortuna, primo punto. Ma ove mai Mittal dovesse andare via, c'è già pronta un'altra cordata, cioè a dire che morto un papa se ne fa un altro. E poi ripeto, se questi sono i precedenti di Mittal, non c'è assolutamente da essere felici. L'inquinamento atmosferico, come detto, è un grosso problema in Bosnia Erzegovina e il paese è Zenica, è la località più rappresentativa di questo inquinamento ambientale. Il paese ha la quinta maggiore incidenza di morti nel mondo per inquinamento atmosferico. Già vi stiamo dicendo la location in cui opera Mittal. I tassi di malattie polmonari sono tra i più alti del mondo e la Bosnia perde ogni anno il 21,5% del PIL a causa appunto del suo PIL, a causa appunto dell'inquinamento atmosferico. Vedete, ci sono delle analogie davvero inquietanti, perché anche in queste zone, precisamente nell'area di Tetovo, non so l'esatta pronuncia, in Bosnia, Tetovo potrebbe essere paragonata a Stat, si dice non mangiate verdura o uova a causa, cioè c'è l'invito a non mangiare verdure o uova appunto a causa della contaminazione. Parliamo di Tetovo, che potrebbe essere paragonata a Statte e che si caratterizza per vecchie case e scarpate erbose che si affacciano proprio sulle
acciaierie di Zenica del signor Mittal. Lì si dice: attenzione, la zona è inquinata, evitate di mangiare uova, evitate di mangiare verdura a foglia larga o uova o quant'altro. Un po' come è accaduto, ricordate i prodotti, i formaggi alla diossina? Abbiamo presente il dramma dei Windays, giorni in cui si dice: siccome soffiano forti le polveri sottili, soffia il vento e solleva le polveri sottili, allora in quei giorni, signori cari, chiudetevi in casa, chiudiamo le scuole, non mandiamo i bambini a scuola. E insomma, la stessa cosa con questa realtà della Bosnia, con un minimo comune denominatore, con un soggetto comune che è Mittal. Per carità, Mittal qui ancora non ha responsabilità, però voi immaginate nella realtà di Taranto avere un Mittal che compie queste nefandezze già nel suo paese. Il minimo comune denominatore dell'inquinamento ambientale di Taranto, tra Taranto e la Bosnia e Zenica, sarebbe Mittal. È l'elemento comune, lo sciagurato elemento comune a queste due realtà industriali inquinanti. Questo è Mittal. Un uomo che è evidentemente un complesso industriale, che evidentemente ha dei fortissimi agganci potenti, perché come si dice, è stata proprio usata un'espressione: abbiamo una grande azienda, quella appunto di Mittal, che è molto più potente dello Stato. E allora in Bosnia non si fanno gli studi approfonditi per vedere il nesso di causalità tra l'attività industriale di Mittal e appunto l'inquinamento. Mittal è il padrone assoluto e quindi riesce anche quasi a imporre, riesce anche a eludere le leggi dello Stato, ma d'altronde in Italia è lo stesso. Cosa ha fatto Riva e cosa sta facendo lo sciagurato governo Renzi Gentiloni, lo chiamo io? È la stessa cosa, perché questi si stanno completamente genuflettendo ai nuovi acquirenti, a Mittal, e quindi gli concederebbero carta bianca pur di avere un qualcuno che acquisti lo stabilimento. Cioè, il mancato rispetto, la mancanza di rispetto delle normative in Bosnia sarebbe lo stesso in Italia, con un soggetto identico che è appunto Mittal. E poi chiaramente ci sono anche le minacce da parte di Mittal in Bosnia, il quale infatti viene paventato, viene praticato il ricatto occupazionale, e dice l'articolista: quando lo Stato cerca di imporre qualsiasi tipo di pressione su di loro, dice semplicemente Mittal che se ne andranno e oltre 2.000 persone non avranno un lavoro. Il problema è che lo Stato crede a queste minacce, come appunto in Italia. In Italia il governo Gentiloni Renzi e il ministro Calenda, asserviti schiavi di Mittal, hanno paura di perderlo e piegano la testa. Il governo bosniaco è evidentemente succube e schiavo come quello italiano. Diciamo che dovrebbe valere il proverbio: il lupo perde il pelo ma non il vizio. E Mittal non è che verrebbe qui in Italia, a Taranto, a fare l'angioletto.
Ritornando all'articolo, ci sono stati anche degli studi da parte del professor Smail Durmisevic dell'Istituto per la Sanità Pubblica, che si è occupato dei livelli di SO2, molto pericoloso, proprio lui ha cercato di portare avanti questi studi, come dicevo poc'anzi, relativamente al nesso di causalità tra attività di zenica ed inquinamento, però non sono stati concessi appunto i fondi, le risorse economiche per approfondire questi studi. Ma il motivo è presto detto, il motivo era appunto quello di non contraddire Mittal, così come, lo ripeterò fino alla nausea, non si vuole contraddire Mittal in Italia. E questa è la nostra democrazia. Certo che pensare un governo così schiavo e succube, perché il governo se ne frega della salute degli italiani in genere e dei tarantini, quello che conta è la produzione industriale e in nome della produzione industriale, si possono anche sacrificare vite umane. Questo è la logica del governo. Un governo che evidentemente ha cancellato la Costituzione senza referendum e ha stabilito che in nome della produzione si può anche uccidere. Questo è senza bavaglio. Questo è Mittal. E mi dispiace che il sindaco Menucci, quando Mittal è venuto a Taranto, il gruppo suo è venuto a Taranto, lo abbia accolto con disponibilità. Io gli avrei sbattuto la porta in faccia, perché questo è Mittal. Questi sono i precedenti. Chi è nato quadro non può morire tondo e chi è nato inquinatore assassino muore inquinatore assassino. Questo è senza bavaglio. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.